una personalità poliedrica è importante. Lei è un'attrice ed una sceneggiatrice per il teatro, per la televisione ed anche per la radio. E il suo approdo alla narrativa avviene più tardi. Sono anche una mamma, tanto per una mamma di una ragazza di 21 anni. Approdo tardi alla narrativa, non vi dico la mia età, ma tanto si capisce subito. No, non si capisce. Insomma, comunque, nel 2007 la Mondadori, nella persona di Alessandra Gnecchi, che è una editor importante, mi ha chiesto di scrivere un romanzo per ragazzi. Io ci ho provato e ho scritto Il segreto delle tre caravelle, che è il primo romanzo storico che ho scritto. Da allora ho scritto un altro romanzo storico, che è I ragazzi delle barricate, e due invece Sassolini, si chiama così la collana della Mondadori per i bambini delle scuole elementari, che sono gli altri due. Quindi sì, approdo tardi, questa cosa è vera, così, un po' per scommessa. Ho qui davanti due romanzi storici che lei ha appena citato, nonché insomma è l'autrice, Il segreto delle tre caravelle e I ragazzi delle barricate. I ragazzi delle barricate ha vinto un premio molto importante, un premio nazionale che è il premio Castello, il premio più antico per la letteratura, è vero? Per la letteratura dei ragazzi, sì. Sì, assolutamente. Ha il pregio poi di essere un premio in cui c'è una prima rosa che viene scelta da critici letterari, linguisti, ma poi questa prima scelta viene data a una campionatura di ragazzi delle scuole medie dei dintorni di Verona, Sanguinetto e altri paesi, e loro scelgono il libro premiato. Mi è toccata, sono molto contenta di chi sono. I due romanzi saranno peraltro pubblicati negli Oscar Mondadori a breve. Sì, da gennaio-febbraio del 2011 passano dalla collana Junior più 11 agli Oscar. E una piccola anticipazione sul segreto delle tre caravelle, che cosa c'è in cantiere? Stiamo lavorando con una casa di produzione che si chiama Anima Abit, che già produce un cartone che si chiama Ondino, un cartone in 3D, stiamo lavorando a un progetto di serie televisiva in 26 puntate sul segreto delle tre caravelle, perché c'è un plot che si presta molto bene, che certo c'è l'appuntamento con la storia, però la cosa interessante è questo appuntamento con la storia avverrà o meno. In realtà sono i ragazzi che determinano la storia. Allora, se loro ce la fanno, Cristoforo Colombo riesce a mettere in piedi le sue caravelle a partire, altrimenti no. E quindi questa è la storia di una banda di ragazzi che fanno la storia con la S maiuscola.